Isola dei Famosi 2018, Craig Warbeck e Michael Terlizzi, il sensitivo a due costole rotte. Isola dei Famosi 2018, Stefano De Martino svela nuove indiscrezioni dall'Honduras. Nuovi scontri e scintille a Playa Uva. Intanto Vladimir Luxuria attacca Alessia Marcuzzi. La puntata odierna di Domenica Live si è aperta con il consueto dibattito dedicato all'Isola dei Famosi. L'argomento di discussione ha riguardato le presunte offese omofobe e i presunti comportamenti sbagliati nei riguardi delle donne da parte di Franco Terlizzi. Il figlio di Franco, Michael, ha esordito, affermando di non aver sentito più Craig Warbeck da lunedì scorso, da quando l'ha accusato di aver finto un malore per poi scusarsi subito dopo. La moglie Caterina, invece, discutendo con Carina Cascella, ha dichiarato: "Sono la testimonianza che Franco tratta bene le donne. Viviamo in un periodo in cui ogni parola viene travisata. Ci sono video che dimostrano che Franco non è omofobo." Craig Warbeck, successivamente, in collegamento da casa sua, ha dichiarato: "Sto male in questo momento, ho due costole rotte. Di questa cosa, ho parlato con tutti sull'isola, anche con gli autori, anche davanti alle telecamere." Michael ha risposto così, in modo aggressivo: "E allora, perché nessuno l'ha detto? Sei andato a dirlo in TV senza mio padre, ma chi sei?" Vladimir Luxuria ha ribadito il pensiero già espresso la settimana scorsa: "Perché non l'hanno mandato in onda? Se ha detto questa cosa, doveva essere espulso subito." Craig ha ribadito di avere due fratture costali, ma i familiari di Franco Terlizzi pensano che il servizio andato in onda sia tutto una pantomima. "Michael Terlizzi, domani sera, ci sarai alla diretta? Domani parli con mio padre." Alessandro Cecchi Paone ha commentato così: "L'omofobia è un argomento importante per tutto il paese, dobbiamo affrontare di queste occasioni per parlare di queste cose", aggiornamento di Fabio Morasca. Craig Warbeck a Domenica Live. Craig Warbeck sarà il protagonista assoluto del comparto Isola dei Famosi presente da Barbara D'Urso, nel corso di Domenica Live. Il sensitivo infatti, si scontrerà con tutta la famiglia di Franco Terlizzi, dopo le accuse di omofobia. Già la scorsa settimana, l'uomo si era reso disponibile per la macchina della verità, ma poi questa ipotesi, sembra essere slittata e non sappiamo se potrebbe paventarsi nel corso della puntata di questo pomeriggio. Craig ha accusato Franco di omofobia, svelato una discussione che dovrebbe esserci stata tra i due proprio in Honduras. Il figlio di Franco però, ha negato che questo possa mai essere accaduto, in quanto a sua detta, i migliori amici del padre sarebbero proprio gay. Staremo a vedere cosa accadrà quest'oggi durante il faccia a faccia, specie dopo le scottanti rivelazioni tirate fuori pure da Selvaggia Lucarelli che farebbero riferimento ad un passato non esattamente glorioso dell'ex pugile. Aggiornamento di Valentina Gambino. Stefano Bettarini contro Daniele Bossari. Stefano Bettarini continua ad averne per tutti e lanciare frecciatine come se non ci fosse un domani. Dopo essere stato inviato lo scorso anno, questa volta sarebbe dovuto partire nei panni di concorrente, ma poi la sua ospitata, anche per via del passato flirt con Alessia Mancini, è stata stoppata. Lui però, continua a dire la sua sulla 13esima edizione dell'Isola dei Famosi, lanciando dardi infuocati senza una motivazione apparente. Tra le pagine di Sky in edicola dallo scorso venerdì con il suo nuovo numero, l'ex calciatore ha criticato Daniele Bossari per la storia dell'auricolare, voto 5. Arranca, non tiene il passo, necessita di un cambio d'auricolare. Prestazione tenue, quasi come un giocatore infortunato. Il suo punto di vista anche su Andrea Marchi, capo progetto Magnolia, voto 6. È un felino ferito.
Prova a spiegare la situazione Cannagate, ma dopo tanti giri di parole ottiene una magra sufficienza. Ad Alessia Marcuzzi poco più che la sufficienza, prova a contenere e ad arginare, ma nulla può contro la corrente. Con il suo sorriso e i suoi modi cerca di rasserenare tutti. Ottimi voti invece per Mara Venier che si becca un 8, si conferma la zia nazionale. Non ha paura, non segue la corrente, ha coraggio da vendere. Aggiornamento di Valentina Gambino. Tante sorprese verso la diretta. Anche la nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018, che ricordiamo torna per questa settimana a lunedì, ha in serbo tante sorprese. Non si sa se Alessia Marcuzzi tornerà a parlare del caso Cannagate, cosa che dipenderà da eventuali nuove prove contro il programma da parte di Striscia la Notizia, quello che è però certo è che non mancheranno nuovi scontri. Ad anticiparlo è l'inviato dell'Isola dei Famosi Stefano De Martino. In collegamento con Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo, Stefano si lascia infatti sfuggire che su Playa Uva le cose stanno diventando abbastanza complicate. Una situazione piena di scintille, annuncia l'inviato, che poi aggiunge, ci sono state un po' di discussioni e c'è molto movimento. Cos'è quindi accaduto in questi giorni in Honduras? Ci sono state nuove liti e discussioni tra i naufraghi che scopriremo solo lunedì in diretta? Vladimir Luxuria attacca Alessia Marcuzzi. E se di Cannagate non si parlerà nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi, nelle altre trasmissioni e in ogni rivista la discussione è ancora aperta e accesa. Le nuove accuse alla trasmissione e ad Alessia Marcuzzi arrivano proprio da colei che lo scorso anno è stata sua opinionista in studio, Vladimir Luxuria. Non affrontare nella diretta dell'Isola un fatto così grave come il Cannagate, dichiara la Luxuria al settimanale Nuovo, per poi aggiungere, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo. Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto. Un'accusa molto forte, che però trova in accordo molti altri, in primis, Antonio Ricci e Striscia la Notizia.